Un saluto a tutti gli amici pescatori che seguono Tutto Spinning qui sul canale YouTube. Io sono Luca Aldiri e oggi siamo qui per una nuova pillola di bass fishing. Oggi guardiamo le frog bait. Ovviamente non poteva esserci periodo migliore per parlare delle rane che l'estate piena. Ne abbiamo anche parlato recentemente in un video qui sul canale YouTube con Maurizio Manzi di Molix. Una delle esche più utilizzate dagli amanti del bass fishing in estate è appunto la rana. Ce ne sono di diverso tipo, queste le classiche ranette con il corpo hollow, oppure le rane di gomma come questa o questa, che vanno innescate a Texas. Oggi ne facciamo un po' un excursus e vediamo un po' cosa utilizzare, qualche piccolo accessorio, qualche piccolo consiglio sulle diverse tipologie di rane in commercio. Partiamo un po' da un grande classico, quella che a cui pensiamo tutti quando parliamo di frog bait. La tipica ranetta col corpo cavo, col corpo hollow, con i due ami dietro e il piccolo skirt qui nella parte posteriore. Vedete che questa qua che ho montato io ha un accessorio in più, che è questo amo trailer, che è una novità arrivata recentemente in negozio, che sto provando proprio in questi giorni, per questo è montato su questa mia rana. Non è altro che un amo trailer appunto per le rane. Lo vedete qua, ne vedete qua un altro. È questo amo particolare che ha questi due anelli su cui andare a innestare gli ami delle nostre rane, e in questo modo abbiamo un amo posteriore che rimane proprio da trailer, che ci dovrebbe evitare di perdere le mangiate della rana, perché chi ha pescato tanto rana, una cosa facilissima è anticipare la ferrata e perdere i pesci quando siamo in pesca. Ma al di là di questo piccolo accessorio, questa piccola novità che appunto sto provando, lo trovate disponibile su tuttospinning.com, anche se volete, è della Little John. Al di là di questo, guardiamo la varia tipologia di rane. Ci sono queste qua con le zampette composte da skirt, quelle con le zampette composte in gomma, proprio delle vere e proprie imitazioni delle zampe della rana. Poi abbiamo rane con la coda flap, come la Supernato Frog di Molix che ho qui in mano, oppure ci sono la riconoscibilissima rana, questo che ho in mano è il Basirischi di Depps, ma ce ne sono anche altre che hanno appendici come queste, che fanno invece del nuoto, del movimento d'acqua, la loro forza. Quelle con il corpo rigido in realtà non sono molte da noi, non si sono mai viste qui da noi, ce ne sono viste molto poche, ma sono molto utilizzate nel sud-est asiatico per la pesca di predatori come lo snakehead, il barramundi e compagnia cantante, o anche il papuan bass. E sono delle rane rigide appunto, proprio perché questi pesci sono belli aggressivi, e una ranetta di gomma, una ranetta col corpo cavo durerebbe pochi minuti in bocca a quei pesci lì. Invece con una rana rigida abbiamo decisamente più potenziale, e anche qui abbiamo, un po' come vedevamo con l'amo di trailer, abbiamo questo doppio amo dietro nella parte posteriore per la ferrata. Sono ranette molto particolari, questa qua, la Skitter Frog di Rapala, la novità di quest'anno. Oppure abbiamo le classiche rane di gomma, le Orney Todd, le Crazy Flapper di K-Tech, insomma queste tipiche ranette qua da utilizzare su coperture d'erba come possono essere dei ninfeti, da utilizzare in questi casi. Non possiamo fermarci, a differenza di quello che facciamo con la ranetta o col corpo hollow, non possiamo fermarci e lasciarla lì a galla, perché altrimenti affonderebbe, ma il costo è molto più basso, e magari se dobbiamo lanciarla proprio dentro a dello sporco, dentro a zone molto impestate, non abbiamo preoccupazione, non abbiamo paura. Sono tipiche ranette di gomma che si innescano a Texas, si utilizzano così, vanno solo lanciate, spiombate e recuperate senza paura di incagliarle. Ma quando utilizzare queste diverse tipologie di rane che abbiamo visto? Partiamo appunto dalla più semplice, la ranetta la classica hollow body con il gonnellino dietro, lo skirt dietro, sicuramente è quella un po' più polivalente, quella che possiamo utilizzare praticamente sempre, in qualsiasi condizione, sia lanciata sopra delle coperture d'erba, degli erbai, dei ninfeti, delle coperture affioranti, sia in acqua più aperta. Magari variamo il movimento, se sulle coperture d'erba andiamo più lenti,
facendo delle pause dove abbiamo degli slarghi tra una ninfa e l'altra. Quando passiamo in acqua aperta andiamo un po' più veloci e scattanti, cercando di stimolare l'aggressività del pesce. Però questa rana qua, ovviamente senza il trailer, la possiamo utilizzare praticamente in tutte le condizioni ed è molto comoda. Abbiamo però dei casi in cui vogliamo dare maggiore movimento, in cui magari non ci interessa tanto l'antincaglio e quindi andiamo con delle rane diverse, come appunto la Supernato Frog, che ha queste zampe flap che creano molto movimento d'acqua, molta turbolenza, oppure vogliamo dare proprio il massimo della presentazione con queste ranette, che questa qua per esempio è la Lanker Hunt, la Lanker Frog di Lanker Hunt, ma esiste anche per esempio la sua versione mignon, la Pocket Frog, che fa gola a tanti maniaci finessari che vogliono pescare a rana senza mai esagerare con le dimensioni. Dicevo, vogliamo magari avere una presentazione super realistica, qui addirittura abbiamo le zampette che in acqua durante il recupero si muovono proprio come una rana che sta nuotando. Queste magari le dobbiamo utilizzare in acqua un po' più aperta, proprio perché la forza di questa rana qua non è tanto il lanciare là qualcosa che crea disturbo, crea movimento, ma non si capisce bene che cosa sia anche da parte del pesce, ma è proprio quella di andare a creare, a fare una presentazione, quindi o nel caso della Supernato a muovere tanta acqua, creare molta turbolenza, o nel caso della Lanker Frog essere proprio visibile con il suo movimento molto molto realistico. Altro esempio di via di mezzo tra la rana con lo skirt e una rana invece di presentazione è sicuramente la Sneaky Frog di Molix, che è una rana con lo skirt molto pesante, anche dalla forma parecchio grossa, parecchio affusolata e con parecchio peso. Questa la riusciamo a lanciare molto molto lontano e a dargli un nuoto come un walking the dog, quindi è una via di mezzo tra una rana e un walking the dog. Anche qui andiamo a ricercare il massimo del movimento. Poi ovviamente, parlando del massimo del movimento, come non citare il Basirischi, che nonostante io qui in negozio non li venda, quindi vi sto facendo vedere una cosa anticommerciale, è sicuramente una rana che non possiamo non avere nel nostro arsenale. Una rana che una volta lanciata fa questo movimento sull'acqua, crea molta turbolenza e ai bass piace veramente veramente tanto. Parlando sempre invece di rane di presentazione come queste qua, super imitative, ovviamente noi parliamo sempre di rane, ma non è detto che la frogbait vada a imitare una vera e propria rana. Ad esempio esistono anche, l'ancherante è maestra ad esempio di queste presentazioni, esiste anche questa che di fatto è una frogbait, perché ha lo stesso tipo di utilizzo, ma invece di imitare una rana imita un ragno. Tra l'altro è abbastanza leggero, si può utilizzare anche con la canna da spinning e ha degli amini molto piccoli, quindi anche qui per chi non vuole esagerare con le dimensioni, e andiamo a mettere sul pelo dell'acqua una creatura, un insetto molto grande che attira sicuramente per la sua presentazione diversa dal solito, soprattutto in quei posti dove magari abbiamo pesce molto apatico, magari anche abituato a vedere ste robe che gli sfrecciano, perché comunque basilischi gliel'avranno lanciato mille volte, queste robe che passano sull'acqua creando disturbo. Lanciare là un'esca topwater che comunque quando atterra non fa molto casino, non fa molto movimento neanche quando recuperiamo, perché muove solamente le zampette sul pelo dell'acqua, potrebbe fare la differenza tra una mangiata e non. Oltre a queste ci sono altre varietà di presentazione, tipo abbiamo anche le imitazioni di topo che simula un vero e proprio topo. In questo caso abbiamo per esempio una coda molto lunga che fa proprio un effetto scia sul pelo dell'acqua, oppure abbiamo imitazioni di scarabeo, scarafaggio, che anche queste si muovono sul pelo dell'acqua e danno un movimento diverso dal solito, diverso da quello delle tipiche rane. Oltre a queste, che magari utilizziamo in acqua più pulita, possiamo andare a scegliere anche delle rane appunto soft bait, come dicevamo prima, se invece vogliamo andarci a impestare dentro in quei posti super super schifosi, super pieni di ostacoli, pensiamo a quei ninfeti molto fitti, quegli erbai dove
attaccarsi è veramente un attimo, e no, dove lasciare giù una ranetta, perché comunque queste rane un minimo di costo ce l'hanno, dove vogliamo magari usare un'esca un pochino più economica, senza paura, dobbiamo lanciare appunto una soft frog bait, un'imitazione soft di una rana. L'abbiamo già vista anche nella pillola di Trotaria dedicata alle soft bait. Il difetto che hanno la maggior parte di queste rane è quello appunto di non galleggiare, quindi non possiamo fermarci, ma dovremo recuperarlo molto velocemente. Questa cosa non è un problema se lo recuperiamo su una ninfa, perché appunto sarà la ninfa che ce la terrà a galla, e poi una volta che arriviamo nel pulito la rana magari tende un attimino a scendere, noi possiamo farla ripartire, insomma possiamo cercare di far scattare l'aggressività del pesce. Cosa molto importante, da fare molta attenzione quando utilizziamo queste rane, è anche qui l'amo, perché è vero che noi magari tendiamo a coprirlo molto per non perdere per l'esca, per non rimanere, rischiare di rimanere incagliati in mezzo a tutto quel marasma di erbe e di rami, ma dobbiamo ferrare anche i pesci, quindi occhio quando lo coprite, o a essere pronti a dare una ferrata veramente come si deve, una ferrata a tuono, dobbiamo far uscire l'amo dalla gomma se l'avete coperto totalmente, oppure lasciarlo magari un pochino scoperto, magari dovremmo dargli un occhio una volta di più se si è mosso, se si è messo per esempio così tra un lancio e l'altro, ma non rischieremo magari di perdere un pesce in mangiata. Quando utilizzare poi la Skitter Frog, che è veramente la novità, io la utilizzo quando ho paura dell'arrivo magari di un luccio. Per esempio, come adesso mi è capitato proprio l'altro giorno in negozio, dei clienti che stavano andando in Svezia, in Lapponia, a pescare lucci e volevano portarsi delle rane, perché comunque funzionano, lì in Lapponia in particolare i lucci mangiano a galla, ne ho avuto riprova in un mio viaggio di qualche anno fa. Per il problema è che queste qua, i denti del luccio ve le smembrano in tempo zero, anche un luccio solo, anche non troppo grande, potrebbe smembrarvela. Invece con questa non avete questo tipo di problema e potrete prendere di veramente diversi lucci. Dalle nostre parti, di fatto è una rana da utilizzare in acqua aperta, quindi non su ninfeti o su coperture d'erba, ed è una rana che fa proprio questo effetto, saltella sull'acqua, quindi è anche un movimento diverso, se vogliamo, da utilizzare a bass. Ultima chicca, ultimo consiglio che vorrei darvi, soprattutto perché avete seguito il video fino a qui, è un po' sui colori delle rane da utilizzare. Cosa fondamentale, come vedete qui ci sono mille colori, giallo, verde, nero, ne vedrete una marea, veramente veramente tanti in commercio, sulla rastrelliera delle rane ne vedete veramente tanti. La maggior parte di queste noi commercianti ve le mettiamo lì per catturare voi pescatori, ma quello che dovete vedere è il sotto, è la pancia delle rane, perché il pesce vede la rana per la maggior parte, per il 90%, dal basso verso l'alto, e vede solo la pancia. Quindi una rana bianca, il bianco sarà uguale in tutte le rane, se sotto la pancia è bianca avremo sempre il bianco. La parte sopra viene colorata, ma non tante volte per catturare un po' il pescatore, ma anche perché voi dovete fare affidamento non tanto sul realismo della parte sopra, quanto sulla visibilità della parte sopra. Voi pensate di lanciare una rana così, verde, in mezzo a un ninfeto, anche a lunga distanza, perché a rana si fanno dei lanci molto lunghi. Voi questa cosa qua non la vedete più, vi sparisce, non capite se siete sopra una foglia, se siete sopra l'altra, se vi ha mangiato a voi, se vi ha mangiato di fianco, non siete pronti. Proprio per questo vi suggerisco, quando pescate in queste situazioni, di utilizzare delle rane ad alta visibilità. Quindi, per esempio, il giallo, per esempio il bianco, o per esempio il fucsia, il rosa. Da qui tanti utilizzano la rana rosa, per la visibilità. È questo il trucco di avere una rana rosa. Una roba rosa in mezzo a un erbaio verde, la vedete lontano un miglio. Una roba verde, invece, non la vedete. Se vi mangia, a meno che non ha dato una tuonata, per cui sentite il cionfo a galla e sentite un peso atroce in canna, non vi accorgete neanche che vi ha mangiato. E vi dico che tante volte capita così, quando siete su una ninfa, passate in un buco, la vostra rana sparisce e voi neanche ve ne accorgete, perché ha solo aperto la bocca, l'ha aspirata, non ha fatto neanche la gorgata,
voi non ve ne siete neanche accorti, ma vi ha mangiato. Con il rosa, se sparisce, ve ne accorgete. Oltre a questo, scelta di colori, quindi tre colori che non possono mancarvi. Bianco, da avere assolutamente. Nero, perché è visibilissimo, sia da voi che dal pesce. E il rosa. Il rosa sicuramente, il fucsia e il bordeaux per voi sicuramente ve la fa vedere. Poi potete giocare con qualche altro colore sotto, qualcosa di più naturale se volete un po' di presentazione, ma sicuramente non dovete farvi mancare la rana bianca, la rana nera e la rana rosa. Penso che con questo vi ho detto tutto. Trovate queste rane che abbiamo visto oggi, a parte la Deps, mannaggia a me, su tuttospinning.com, magari vi metto i link in descrizione. Se avete dei dubbi o delle domande, scrivete nei commenti e non abbiate timore, e se questo video vi è piaciuto mettete un bel like. Noi ci vediamo prossimamente con dei nuovi video e delle nuove pillole di bass fishing. Voi magari intanto andate a pescare e andate a stamparmi qualche bel pescione a rana.